Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 8 giugno, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Difficile distinguere i sentimenti. Difficile distinguere i sentimenti quando un'amicizia finora tenera si veste all'improvviso di uno strano e piacevolissimo magnetismo. Dall'ex compagno di banco o di giochi, ora vi sentite inspiegabilmente attratti, chiedendovi se si tratti soltanto di un revival, mancanza d'altro, oppure. Lo dicono anche le canzoni, l'amore ha i suoi tempi e arriva quando vuole, solo una raccomandazione da Giove in conflitto con la dea dell'amore, caliente in segno di fuoco come il vostro, attenti a non diventare possessivi, all'ausiliare avere l'amore vero preferisce il verbo essere. Qualcosa o qualcuno a voi caro ora non c'è più. Vi siete separati da qualcosa o qualcuno a cui tenetevate particolarmente. Per questo avete sofferto tantissimo e soffrirete ancora. Per il futuro, si annunciano perdite affettive con incapacità a uscire fuori da evidenti situazioni di sofferenza. Avvertite un senso di sconfitta, di dolore, di prostrazione che vi fanno soffrire. Alti e bassi. Cambiamenti di idee e di umore. Un bilancio ti sosterrà. Famiglia e casa cattureranno la tua attenzione. Riparazioni da fare. Disguidi al lavoro e malintesi, anche nel corso della giornata incontrerete qualche difficoltà nel concordare appuntamenti e consegne. Una giornata sicuramente poco tranquilla. Lettere, telefonate, SMS. Comunicherai con amici che vivono lontano. Qualcuno ti confiderà dei segreti. L'aiutare gli altri ti renderà felice. Porta pazienza e non agitarti, i tuoi problemi si avviano a soluzione, ma necessitano di tutta la tua concentrazione e se vuoi anche di tutta la tua volontà. E l'alba dell'amore, meriti tenerezza e coccole e le avrai. Porta solo pazienza e stai attenta a una nuova conoscenza. Potrebbe essere quella giusta. Buon per voi se oggi aiuterete qualcuno che è in difficoltà, non siate egoisti. La provvidenza aiuta tutti e oggi tocca agli altri. Abbiate più cura oggi della persona che vi sta a cuore, ha bisogno di voi. Cercate di essere teneri e decisamente comprensivi. Le vostre poche risorse oggi impegnatele per cose concrete, non disperdete sforzi e risparmi per correre dietro alle chimere. Siate concreti. Tono dell'umore in recupero. C'è una sorta di rinnovamento all'interno del vostro essere che vi stimola e vi fa sentire molto meglio, dopo qualche ansia nei giorni scorsi. Tutto ciò che riguarda il lavoro lo potete risolvere nel modo più civile possibile, basta discutere con toni pacati. Il vostro fascino e lo slancio vitale saranno le carte vincenti. In amore serenità e collaborazione reciproca. Insieme a Venere in Leone, un bel Marte continua il suo transito nello stesso segno e illumina di gioia la vostra giornata. Il lato fantasioso, estroso, geniale di voi, salta fuori con più facilità, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 6 al 16 di aprile. Incontrate soluzioni che si rivelano funzionali, pur essendo fuori dalla norma, con un'attitudine all'inventiva, al volere essere controcorrente. In alcuni casi potrete turbare lievemente la mentalità comune, ma per la maggior parte troverete poi approvazione e consensi. Luna amicale venata di erotismo nel segno trasgressivo dell'acquario abbracciata al magnetico Plutone, contro di lei Venere luminosa, bellissima e amorosa. Una situazione imbarazzante se qualcuno nella vostra vita c'è già e, come cantava Celentano, a poker non si gioca in tre. Amore ed Eros. Voi. Lui o lei è l'amico di famiglia preso a guardarvi con occhi di brace. Da parte vostra un po' di stupore e un po' di compiacimento. Si sa che l'amore chiama amore, un sale di trasformazione capace di tramutare un tipo di relazione in un altro molto più coinvolgente e pericoloso. Figli in gambissima, agli ultimi giorni di scuola, tra oggi e domani finiscono le lezioni e finalmente ci si saluta. A voi non rimarrà che complimentarvi con abbracci e pacchi sulle spalle provvedendo al bel regalone promesso loro tempo addietro, un debito che va mantenuto. Costerà, ma la felicità non ha prezzo.
Avete le due anime del sentimento entrambe schierate benevole per il vostro segno e questo aspetto vi risolve problemi di comunicazione con la vostra dolce metà. L'intensità del vostro calore umano, l'impegno concreto che dimostrate per il bene della persona amata. E poi la vostra sempre vincente passionalità, vi permettono di contrastare efficacemente ogni screzio eventuale. E uscire proprio splendidamente trionfatori da quelle situazioni che vi avevano visto in discreta iniziale difficoltà. Lavoro e denaro? La maggior parte dei colleghi vi porta in palmo di mano, tuttavia in qualcuno sentite che alberga il serpentello dell'invidia, unità di misura della vostra competenza. Se riuscite a giostrare questo sentimento significa che siete davvero in gamba. Creativi all'arrembaggio. Il guadagno è più in stima e plauso che in pecunia. Quella piuttosto la spendete in cenette e spettacoli, spesati per tutta la famiglia. Il pianeta vostro governatore ideale, Marte, vi consente di arrivare a posizioni di primo piano purché accettiate di fare qualche rinuncia anche di carattere edonistico e qualche limitazione che coinvolge la vostra vita pubblica e sociale. Benessere. La salute viene dal piatto e lo stesso si può dire della bellezza. Piatto dunque ma non piattone, a meno che non sia a base di riso integrale e verdure condite con poco olio, in tal caso potete anche abbondare un po', con un grazie dalla pelle che si fa ancora più morbida e compatta. Capelli setosi e figura slanciata, solleticata dagli esercizi in palestra che non mollate mai, neppure con 40 gradi all'ombra. Per lei. Il fatto che lui abbia preso a corteggiarvi si evidenzia dal dono prezioso che non vi ha mai fatto prima, oltretutto senza una particolare ricorrenza. Vorrà dire qualcosa. E immaginare cosa non sarà difficile, basta alzare gli occhi nei suoi, pupille ardenti come falò, gli anni avanzano ma il sentimento resta sempre adolescente. Per lui, quanto costa l'amore, non tanto in senso di doni o anelli, ma in tempo di tempo. Di energia, di speranze. Se dopo aver meditato su tutto questo siete comunque decisi ad andare avanti con lei e magari pensare ai confetti o a un erede, nulla osta, avete superato l'esame. Colore delle emozioni, rubino. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 10, finanze, 10, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.